jazz, diciamo che è quello che mi ha attirato l'attenzione verso la musica, però pensavo a tutte le musiche, quindi anche alla musica del passato, cosiddetta classica. Io sono un musicista che frequenta il jazz, ma che soprattutto ama anche tutte le altre musiche, compreso le canzoni, quelle belle, non ho paura a dirlo, mi piacciono moltissimo quelli che hanno dei testi possibili e ad ascoltabili. È stata una serata indimenticabile. Pervasa da brividi jazz e dall'amore per la musica, la festa al Teatro Strehler per gli 80 anni di Enrico Intra, virtuoso del piano, compositore e animatore culturale fra i più amati in Italia. Tra gli ospiti venuti a festeggiare il maestro, artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Franco Cerri, Giovanni Allevi ed Enrico Rava, che hanno dato vita a momenti di grande spettacolo e improvvisazione. Ho iniziato a 15 anni. Già mi mettevano le coperte sotto la sedia per poter arrivare al pianoforte, ma il merito era di mio fratello, che è più anziano di 5 anni, quindi come fanno tutti i ragazzini, imitano il maggiore o il papà o qualcuno che ritengono interessante da imitare. E quindi ho cominciato a suonare, a scimmiottare, a ascoltare dischi, e questi dischi arrivavano da musicisti che suonavano sulle navi. Quindi arrivavano i primi dischi, padelloni così, di Artetum, pianista straordinario. Quindi lì io ho cominciato a credere che fosse, diciamo, la mia strada, il mio percorso. Io riuscivo ad andare al pianoforte, passare delle ore, ma non a studiare, passare delle ore così a pensare. Pensare anche a me stesso. E questa serata che è dedicata a me aumenterà, ahimè, il mio ego. La festa concerto di Enrico Intra è stata anche un modo per celebrare l'affetto che lega il maestro al piccolo teatro, che per lui e per il jazz è da anni una vera e propria casa. Il piccolo per me è stato sempre un grande sogno, perché ho conosciuto naturalmente Strehler, uomo di grande fascino, grande, che mi conquistava, eccezionale. Quindi il mio punto di riferimento, oltre alla musica, era il teatro, il piccolo teatro di Via Rovello. C'è la storia delle persone, le storie degli attori, le storie del teatro, quindi mi sento avvolto dalla cosiddetta cultura. Ecco, l'amore per il piccolo teatro e poi soprattutto Sergio Escobar, che ha dichiarato ufficialmente che questa è la residenza della nostra orchestra, e lo dice sempre. E noi da anni facciamo questi progetti particolari, il titolo lo conoscete, Orchestra Senza Confini, dove ci mettiamo tutto quello che ci passa per la testa, quindi programmi non d'agenzia, ma programmi inventati noi con i musicisti e i colleghi che vengono a suonare. Fantastico.